Buongiorno yogis, benvenuti a questa breve pratica che guiderò oggi, concentrata soprattutto sulla parte alta del corpo. Quindi l'intenzione è quella di creare un po' di spazio, rilassare le tensioni che abbiamo accumulato nel collo e nelle spalle. Quindi cominciamo in una posizione seduta, gambe incrociate. Io ho sotto gli ischi un cuscinetto da meditazione, potete sedervi tranquillamente sul tappeto o sedervi su un cuscino in modo da avere le anche leggermente sollevate rispetto alle ginocchia. Trovate una posizione comoda per le gambe. Allungate la colonna verso l'alto, creando spazio tra il bacino e la sommità del capo e lasciate cadere dolcemente le spalle verso terra. Percepite la sensazione dei gomiti che cadono verso la terra e rilasciate le mani sulle cosce o sulle ginocchia, assumendo una posizione che permette alle spalle di rimanere ben rilassate. Da qua, se sentite che va bene, chiudete gli occhi, rilassate completamente il viso e cominciate a spostare l'attenzione dall'esterno lentamente al vostro interno. Cominciate ad osservare come vi sentite, come state in questo momento. Cominciate ad esplorare le sensazioni del corpo, le sensazioni fisiche, sensazioni più sottili. Osservate le qualità del vostro respiro. Osservate il respiro, dove si posiziona nel corpo, la lunghezza dell'inspiro e dell'espiro. E poi osservate la vostra mente. Osservate se la mente è piuttosto tranquilla e rilassata, o se magari avete la mente molto affollata di pensieri che si rincorrono tra di loro. E semplicemente osservate senza voler cambiare lo status delle cose, ma semplicemente osservate quello che c'è in questo momento e lasciate che la mente si sintonizzi sul ritmo del respiro. Osservo il respiro che entra dalle narici, espande il torace, l'addome. Percepisco l'espansione dell'addome con l'ombelico che si allontana dalla colonna e con l'espiro percepisco il rilasciarsi dell'addome, lo sgonfiarsi della cassa toracica e l'aria che esce dalle narici. E per qualche istante lascio sì che la mia attenzione sia completamente focalizzata su ogni inspiro e su ogni espiro. Mi lascio quasi cullare dal ritmo del respiro, cercando ogni volta senza forzare di rendere l'inspiro e l'espiro leggermente più lunghi, leggermente più profondi. E comincio così ad usare il respiro per promuovere quella relaxation response da parte del sistema nervoso. Quindi comincio a tranquillizzare la mente. Magari osservo come, focalizzandomi sul respiro, il corpo inizia a rilassarsi. Comincio a lasciare andare qualche tensione accumulata in questi giorni nel corpo. E osservo la mente. Ogni volta che noto una distrazione, che la mente viene catturata da un pensiero, lascio andare quel pensiero e riporto l'attenzione al respiro, facendo sì che il respiro sia la mia guida nella pratica, che mi riporti ogni volta al momento presente. Faccio ancora 5 respiri completi. Ricordandomi qual è la mia intenzione per cui in questo momento mi sono messo sul tappetino per questa pratica di Yin Yoga. Ultimo respiro. E da qua mantengo il respiro lungo e profondo, riapro gli occhi. Posso mantenere le mani sulle cosce,
o posso rilasciare le braccia lungo i fianchi. Da qua comincio a eseguire dei movimenti per il collo. Inspiro al centro e espiro, lascio cadere l'orecchio destro verso la spalla destra. Osservo le sensazioni nel lato sinistro del collo. Cerco di non spingere l'orecchio per arrivare fino alla spalla, ma lascio che sia il peso naturale della testa esercitare la pressione per aprire il lato sinistro. Se sento che non è sufficiente, posso alzare il braccio destro, portare la mano destra sull'orecchio sinistro ed esercitare una lieve pressione. Manterremo la posizione per qualche respiro, rimanendo immobili nella posizione e lasciando che il respiro e la stabilità della posizione permettano le tensioni accumulate nel lato sinistro del corpo di sciogliersi. Per qualsiasi posizione yin vi ricordo di entrare molto lentamente nella posizione, quindi prendete sempre qualche respiro per entrare. Se sentite che c'è qualcosa che non va bene o la posizione è troppo intensa, modificate leggermente la posizione per trovare la vostra posizione. E una volta trovata la posizione, posso chiudere gli occhi, mantenere l'attenzione all'interno. E osservare dove percepisco la posizione. Quindi in questo momento stiamo lavorando sul lato sinistro del collo e posso sentire le sensazioni nel collo, maybe alla sommità del, probabilmente alla sommità del capo, sulla spalla sinistra. Rilassa entrambe le spalle, anche la spalla destra. Osservo ultimi tre respiri. Lentamente rilascio il braccio destro, inspiro, porto il capo al centro. Faccio qualche respiro osservando le sensazioni del lato destro e del lato sinistro del corpo. E da qua vado dall'altro lato. Scegliete la posizione delle braccia lungo i fianchi o in appoggio sulle gambe e espiro, lascio cadere l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Rilassate entrambe le spalle. E da qua osservo, magari rimango nella posizione, magari gioco un pochino col mento, in avanti, all'indietro, trovo il punto in cui sento la tensione che comincia a rilasciarsi. Trovo il mio punto, rimango col capo rilasciato verso sinistra, oppure allungo verso l'alto il braccio sinistro e appoggio la mano sinistra sull'orecchio destro, esercitando una lieve tensione, una lieve pressione aggiuntiva. Se la mano è troppo, rilasciate la mano e mantenete solo il capo. E continuano a osservare. Mantengo il respiro lungo e profondo. E se a me a tratti la mente risulta ancora molto attiva, mi ricordo di portare maggiore attenzione sull'espiro. Osservo
Osservate le sensazioni che magari dal collo si sviluppano sulla spalla, sul braccio. Ma state attenti a non sentire mai sensazioni di dolore. Quindi volete sentire sensazioni di apertura, di stretch, ma non volete sentire nessun dolore. Percepisco respiro dopo respiro, la creazione dello spazio sul lato destro del collo, una maggiore apertura. E osservo come le sensazioni cambino rispetto all'inizio, magari ai primi respiri, nella posizione. Ultimi tre respiri completi. Lentamente rilascio il braccio sinistro. Inspiro, porto il capo al centro, espiro, osservo, porto il mento parallelo a terra, osservo le sensazioni del collo, delle spalle, del lato destro e del lato sinistro del corpo. E da qua, lentamente, mi porto in una posizione di quadrupedia. Per la prossima posizione che andrà a lavorare sulle spalle. Quindi porto le ginocchia larghe quanto il bacino, le spalle sopra i polsi. Da qua comincio a camminare in avanti con le mani. Cammino finché posso, mantengo i glutei sollevati e lascio cadere il petto e il capo verso terra. Posso rilasciare i gomiti o mantenere i gomiti sollevati e comincio a respirare nelle sensazioni delle spalle. Se sentite che avete bisogno di un supporto, potete portare un cuscino sotto il capo. Quindi rilassate la fronte su un cuscino. Potete mantenere le mani, larghezza delle spalle, o potete ampliare le mani leggermente più divaricate. Osservo le sensazioni dalle spalle fino alle mani. Respiro profondamente nella zona del torace e delle scapole. Per chi è molto flessibile, è possibile rilasciare il mento verso terra, verso il tappeto. Ultimi 5 respiri profondi. Osservo Inspiro, lentamente cammino all'indietro, porto i piedi uniti tra di loro,
Divarico leggermente le ginocchia, lascio cadere i glutei all'indietro e mi rilasso nella posizione del bambino. Lascio cadere il petto in avanti, arrotondo la colonna. Fronte al tappeto e da qua rilascio le braccia lungo il corpo. Lascio cadere le spalle, i gomiti verso terra, pesanti. Faccio qualche respiro nella posizione. Osservo il respiro, correre nel lato posteriore del corpo, il collo, le scapole, la parte bassa della schiena. Ultimo respiro. E da qua lentamente porto le mani sotto le spalle, mi srotolo verso l'alto. E mi porto a pancia in giù sul tappeto. Vi faccio vedere la posizione prima da seduti, così potete capire meglio. Mi porterò con le braccia incrociate che vanno verso i lati opposti. Quindi porterò inizialmente il braccio sinistro che va verso destra, sopra il braccio destro che va verso sinistra. Portate un cuscino o un blocco vicino al capo che potrebbe servire come supporto per la testa. Quindi, braccio sinistro che va verso destra, braccio destro che va verso sinistra sotto il braccio sinistro. Io posiziono già il mio blocco per rilasciare il capo. Lasciate cadere il peso verso terra. Sentite dove percepite maggiormente la posizione. È una posizione che all'inizio può apparire molto scomoda, fin quasi fastidiosa. Quindi cercate di trovare una posizione che non risulta piacevole, ma che non risulta estremamente dolorosa. Percepisco le spalle, le braccia. Cerco di non creare nessuna tensione al collo. E noto ancora una volta come cambiano le sensazioni del corpo mentre respiro profondamente nella posizione. Ultimo respiro. Inspiro lentamente, mi sollevo, sciolgo le braccia e vado subito dall'altro lato. Quindi braccio destro che va verso sinistra, sopra il braccio sinistro che va verso destra. Se sentite bisogno di dover aggiustare l'altezza del blocco, magari alzarlo un pochino ad abbassarlo, fatelo pure. Quindi come al solito prendetevi qualche istante per entrare nella posizione. Cercate di mantenere le braccia in linea con le spalle, quindi più o meno i polsi in linea con le spalle senza portare i polsi verso i piedi.
osservate cosa cambia nel portare un braccio sopra l'altro. Le sensazioni magari sono diverse. Sentite diverse parti del corpo che si allungano. E ancora una volta portate la mente sul ritmo del respiro. Continuate a mantenervi presenti nelle sensazioni del corpo, osservando quando la mente si trova a vagare e gentilmente riportandola al momento presente. Ultimo respiro. Lentamente sollevo il capo, rilascio le braccia, tolgo il cuscino e il blocco e rilasso una guancia al tappeto, rilasciando le braccia lungo il corpo. Faccio qualche respiro, osservando le sensazioni delle braccia, delle spalle, del collo. Da qua porto la fronte al tappeto, mani sotto le spalle, mi riporto nuovamente in quadrupedia per l'ultima posizione. Porteremo un blocco o un libro abbastanza elevato o piatto, così, o a metà, e porteremo un cuscino o un booster sopra in modo che il supporto sia bene stabile. Da qua portiamo la zona lombare in completo appoggio sul booster o sul cuscino e portiamo le ginocchia in apertura, piante dei piedi a contatto. Da qua lentamente lasciamo cadere le spalle e la colonna all'indietro. Verificate di avere bene la testa supportata dal booster o dal vostro cuscino. Da qua, se siete comodi, mantenete la testa così. In alternativa potete portare un cuscino o una copertina sotto il capo per effettuare un ulteriore supporto in modo da portare bene il mento verso il petto. Da qua lasciate cadere le spalle, le braccia verso terra. Potete mantenere le ginocchia in apertura o se questa posizione risulta scomoda, rilassare le gambe in avanti. Osservate bene che la zona lombare sia ben supportata dal booster o dal cuscino. E da qua rilassate il corpo nella posizione. Se avete modo di coprire gli occhi con un cuscinetto per gli occhi o una copertina, fatelo pure in modo da eliminare qualsiasi forma di luce che entri negli occhi. Altrimenti chiudo gli occhi, rilasso il viso. Osservo il respiro che si muove nel torace, nell'addome.
Osserva la sensazione di spazio e di libertà che si crea nella parte frontale del corpo, le spalle, il petto, la regione del cuore. Mi ricordo come ogni respiro sia un invito a rallentare, a godere in profondità del potere ristoratore e rigenerante della pratica, a sciogliere col respiro quelle tensioni accumulate nella quotidianità della nostra vita e lasciare andare anche qualsiasi forma di tensione a livello mentale. Ultimi 5 respiri profondi. Potete rimanere a lungo, ancora di più nella posizione, oppure lentamente piegate le ginocchia, ruotate verso destra e togliete qualsiasi forma di supporto dal tappeto. E da qua rilassate completamente il corpo a terra per qualche respiro nella posizione di Shavasana, onde rilasso le braccia, rilasso la schiena, le gambe. Allontano le spalle dalle orecchie, mento verso il petto e faccio qualche respiro profondo in questa posizione, percependo l'abbandono totale del corpo, la sommità del capo, alle dita dei piedi. Ultimo respiro. Da qua lentamente cominciate a muovere le dita dei piedi, delle mani. Porto le ginocchia al petto e ruoto sul lato destro del corpo. E con l'aiuto delle mani mi porto in una posizione seduta, gambe incrociate. Allungo la colonna verso l'alto, rimango con gli occhi chiusi, viso rilassato. E osservo ancora una volta le sensazioni del corpo, lo spazio che ho creato nel mio corpo, nella mente, e cerco di mantenere queste qualità della pratica di Yin Yoga anche nella mia vita di tutti i giorni. Porto le mani giunte davanti al cuore in segno di ringraziamento e fino alla prossima volta. Namaste.